Thank you.
Ecco, vediamo nel fondo Graziano Costi, presieduto da Mauro Leonardi in moto. Graziano Costi, un'ora e otto per ora, vedete che cerca di evitare le pozzanghere. E là in fondo mancano circa 100 metri, corre in modo un po' strano da una parte all'altra, forse appunto per evitare queste pozzanghere. Fate spazio, l'arrivo è qua sotto lo striscione. Graziano Costi, un applauso. E avanti qua l'arrivo, Graziano, 8:31, un'ora 8:31, gara stradominata da Graziano Costi. Un'ora 8:31 è il tempo di Graziano Costi, che conferma quindi il successo dello scorso anno, dove si era imposto sulla 10 km, se non andiamo errati però. Ecco, vediamo qui il motociclista, appunto, per definizione, reddice sempre dalla Tunisia e dalla corsa di ieri, dalla staffetta, che ha visto forse questa staffetta, questa gara con lo specchietto retrovisore. Cosa puoi dirci, Leonardo? Niente, che non si è fatta fuori, proprio di testa, ha fatto subito 500, 600, 700 metri tutti, e li ha tenuti benissimo, altri ha aumentato. Adesso il distacco quanto è? Ma non lo so, perché c'è parecchio. Io ero sempre davanti, quindi non lo so. Ecco, vedete appunto Leonardo che ti ha spiegato. Buonasera, buonasera. Con molta attenzione, che lui in pratica non sa il distacco che va avanti, giustamente. Comunque sembra aumentato, quindi intanto vedremo a un certo punto quale sarà. Attualmente è già trascorso un minuto abbondante, 1:08:31 sotto la pioggia, come diceva Venditti. Pensa a quelli che ci mettono un'ora e 40, un'ora e 50. Ad un momento! Chiaramente più dura questa corsa, più lunga questa corsa, più acqua si prende. Bravo. Ad un momento, sua cosa, pedalino giù. Gli ultimi della 10 km, complimenti. Che hanno impiegato circa un'ora e due minuti per fare questi 10 km di corsa. Intanto vedete che all'orizzonte non c'è traccia di avversario per Graziano Costi, che ha stradominato questa gara. Proprio sono già passati, pensate, quasi 3 minuti dall'arrivo di Graziano Costi. Per favore, via dalla linea, fate un po' di spazio che vediamo. A voi che siete in gara, avete diritto di stare. Comunque la gara è finita, avete le medaglie qua, avete il ristoro di là sul tendone e poi anche una doccia se volete, vicino al bar. Niente, non c'è. 4 minuti circa e ancora in zona addirittura d'arrivo, sta accelerando però, vedete, e Marco Baldini inseguito a ruota quasi da Cavallo Pazzo, che però non riesce nel tentativo disperato di strappare a Marco Baldini la seconda posizione. Quindi Marco Baldini sta completando la sua maratonina e reduce dal successo di ieri di squadra, successo di squadra nella 4 per mezz'ora, fino al traguardo. Per favore Marco, fino al cartello, 1:13:51, 1:13:51, quindi c'è un distacco di 5 minuti 20 secondi, è un cavallo pazzo, 1:14:04. Andiamo le rivelle. Cavallo pazzo. 1:14 per fresco. Marco, sì, Marco, è stata una gara tirata, ho sentito la corsa di ieri sera, pensato. Dove è andato? Questo è andato di male. Quando il signore che mi ha detto, c'è tra i denti la corsa, niente, quindi avete visto che Costi ha tanto cepelli. Lorenzo, 1:14:43, cepelli 1:14:43, quarto assoluto. Intanto diceva Marco Baldini, reduce dalla 4 per mezz'ora ieri, che ha vinto assieme al suo compagno di squadra, qualcuno di Pietro Baldini. E Marco Baldini, quindi stamattina, dato che Costi aveva preso ormai un vantaggio grandissimo, ho pensato di fare la sua. Siamo Domenico Garattini,
Ganattini quinto, 1:15:27. Ganattini Domenico è sesto. Debbie Adriano Delfi sesto. Fino al traguardo, fino alla stazione sollevato, non fermate i Bertolini, avanti i Bertolini. Avanti, avanti ancora, arrivo qua. 1:17:34. Arrivo Bertolini settimo. Vediamo ancora uno run finale, 1:17:42, 1:17:44, perché lo Mondolini il tre secondo. C'era Curcio, era da metro maletto. Il decimo classificato, Ciro Stefani, non è finita la gara finisce qua, per favore, ce l'arrivo qui. 1:19:20, va. E Marino questo anno, comunque Coyotti Marino, undicesimo Coyotti Marino da Scandiano, abbandonati per Nelli un attimo per arrivare qui a fare la sua bella gara, 1:19:34, ma arrivo sarebbe qua, io. Comunque dato che il mio papà in classe delle elementari, gli appono 30-30. 11, vi ho detto, dodicesimo piazzato, nome? Gervasi. Gervasi, dodicesimo, in 1:20:07, tredicesimo. Bottini, 1:20 circa, 14esimo, attesa della Ghiga, 1:20:20. Dobbiamo in arrivo al 15esimo, ecco Mario Salvi, forse, no, sì, lui, sì. No, sbagliato tutto, giù di un paio di occhiali, è Gallassi. No, 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 paio, secondo paio. Beretti. Oh, Beretti. Ciao. Hai sono deputato, sono la gara di sera. Ciao, Beretti, allora, della montagna, della Pino Reggiano. Vi ricordo che avete vinto la corsa, Beretti, se ti può interessare. Siamo Corriano Ferrari, che è stato per travolgere ieri. 1:21:29. Sedicesimo proviamo Ferrari, adesso dalla tappetta di 17esimo, una prova della Ghiga che proviamo di arrivare in fondo. Montermi, 17:21:40. Vediamo il 18esimo, ecco finalmente, sono già errati. Volevo quando anche verso il Dorelli, Dino Dorelli. Andiamo errati, infatti. Bussini, numero di attamento, 18, qualcuno mi tende il conto? Guarda, me ne che si 19esimo, chiudiamo, Attilio, per me, nessun mio, Attilio, sorpreso, 19esimo, eh? 1:22:19, sono sempre tempi molto buoni, sono i 4, nome? Angelo, 20esimo, 1:22 circa, secondo me, poco fa. Quindi sarebbe stato l'ultimo premiato, ma adesso domani 10 premiati in più. Una volta che era andata bene, aggiungo 21esimo premiato, perché vengo premiato in 30, 1:23:50 circa, nome, Giorgio Ferro. 21esimo, abbiamo ancora 9 per voi da premiare. Se io facessi una cosa, vi ricordo che c'era anche un traguardo 40 al 20esimo chilometro e era prevedeva premi per i primi due, che sono stati sicuramente Graziano Corti, vediamo Marco Martini. 21esimo, abbiamo solo questi indomiti. Arrivo qua ragazzi, 1:24:38. 23esimo, 21, 22, 23, sono qua, siete premiati. Complimenti per la vostra gara, la vostra maratonina, e portate i documenti importi. 23 sono passati, crediamo, crediamo e crediamo. Vediamo un'altra quota, il 24esimo, chi sarà? Elio Zen, 24esimo, il confondibile del suo passo, la sua faccia e il suo abbigliamento, 25 e qua arrivo, scusate, ma arrivo qua, 25 e 17, complimenti, sei 24esimo, crediamo.
23esima Iofen in 1:25:17, abbiamo detto. Poi passiamo al Mainini, 25esimo, assieme al compagno della pintura e di corsa, 1:25:36, compagno di avventura Garvini, assieme a Mainini appunto. Sono passati dal traguardo 26 corridori, siamo sempre in zona, appena due ore di zone non se ne sono ancora viste, non se ne è vista una, arriveranno più tardi, ma non so se riusciremo a stare entro le prime. Diciamo che vi sono meno donne di quanto sono le premiazioni, che prevedono tutti donne premiate. 27esimo Mario Salvi, l'arrivo qua Mario, 1:26:06, perfetto. Prossimo a partecipare alla pistola del Tone, Mario Salvi, 27esimo, primo vincitore, cioè recente vincitore della 100 km dei 10 Castelli, come sapete, quindi 100 km per Mario Salvi, questa è stata una passeggiata per lui. 28esimo, nome? Eugenio Ferrari, politica Bressano, 26:30. Salgenio, 29esimo crediamo, 1:26:32 circa, recente vincitore del posto nella sua terra natia e dove abita anche, dove appunto ha dominato tutti i rivali di Cade Bosco sopra. Crediamo questo sia il 30esimo, 1:26:53. Simonazzi 30esimo, vediamo che siano passati 30 corridori, quindi dovrebbero essere passati tutti i premiati, vediamo conferma Ivano Santa Chiara, 30 sono passati, benissimo, questi fino a Simonazzi, quindi bisognava essere abili e in grado di portare, in grado di completare questo percorso, 1:26:50 circa per arrivare in premiazione. Questo cosa significa? Che bisogna correre il 4 e poco più, quindi molto forte. Il 4 per arrivare, diciamo così, correndo il 4 si sarebbe arrivati in 1:24:40, 1:25. Ecco il primo di. E la Officeria Jockey Corradini con 63 iscritti. Cosa vince? A cui va la medaglia d'oro, con 6 grandi, proprio Francesco Miari offerto da Odio, più un prosciutto. È un salame. Quindi, prendiamo il rappresentante della Jockey Corradini a venire in Italia il premio. Cinesi con 45 iscritti, però sempre la medaglia d'oro di Grandi 4, trofeo Francesco Miario offerto dalla Orio, più una coppa e 3 salami. Il rappresentante della Campa Cinese. Un pezzo della specialeria cinese. Poi dopo, al quinto posto abbiamo la gruppo modistico Orio con 42 iscritti che va alla medaglia d'oro di Gravi 3 offerta. Offerta della Toscola Pirelli più mi sembra un salame e altro qualcosa. Siamo qua. Qui, quinta società. Poi dopo, alla sesta, abbiamo la Ghiga con 39 iscritti. La Ghiga Piazzola che oggi non è un trionfato, forse per causa della pioggia. La Ghiga Piazzola che va la medaglia d'oro sulla presidente della Ghiga. Che va la medaglia d'oro di Grandi 3, di Grandi 2 offerta dal grosso pesce della Luce Franco, più mi sembra salato. Al settimo abbiamo la polisportiva Correggio con 37 iscritti che va alla medaglia d'oro di Grammi 2.
più un salame. Più un salame della pizzeria Walter e un buono della gelateria Monati della centraleria Cristallo. Sì, dove sono? No, 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 no!